Bentrovati a tutti, ciao bentrovati. Eh, mi fa piacere rincontrarvi dopo questo periodo pasquale, dopo questo lungo eh, momento di riflessione quaresimale in cui eh, molti mi hanno seguito. Insieme abbiamo lavorato sulle meditazioni appunto che ci introducono nel periodo di Pasqua. Oggi e la tematica è una tematica che è appetibile per molti, io penso che tutti abbiano a che fare con ciò che è il tema della libertà. La libertà, il libero arbitrio, il destino. Quante volte ci siamo chiesti, ma siamo liberi? È tutto scritto oppure è tutto inventato? Esiste il caso, il fatto? C'è la sfortuna? C'è la fortuna? Sono tutte domande che oggi affronteremo. Ecco, questo che vedete a, alla vostra destra è un mio testo che, appunto, si chiama L'Arte della Libertà, che è uno scritto ancora non pubblicato da un'edizione, ma è, è, posso farvelo avere se me lo chiedete. E stasera parleremo proprio del contenuto di questo libro. Questo libro, in realtà, parte da una concezione un po' particolare, dal fatto che si vorrebbe realizzare il pianeta dell'amore e della libertà. E noi vorremmo cercare di immaginare come se un giorno un alieno arrivasse sulla Terra e visualizzasse questo pianeta Terra, poi vedesse la razza e quella umana, e dopodiché dicesse la politica qui è la libertà e la religione è l'amore. Eh, sarebbe molto bello se noi riuscissimo a creare il pianeta dell'amore e della libertà. E credetemi, questa non è una meta così ambita, in realtà è ciò per cui noi siamo proprio esseri umani sulla Terra. Noi veniamo sulla Terra soprattutto per adempiere a un ruolo che potremmo dire quello dell'amore e della libertà. Quindi questa immagine è qualcosa che poi non è così irreale, è qualcosa che si può realizzare. Ecco, andiamo a vedere adesso... Quelli che in, diciamo, nella nostra presentazione è quello che vorrebbe essere il, la sintesi del lavoro di stasera. La legge del contrappasso, che è la legge del destino, che, sono legate, che è legata a quella che è la forza della necessità, che è guidata dalle gerarchie superiori, le forze del libero arbitrio, che vedremo che sono abitate, elargite da Lucifero e Rimane, e il significato invece. Di ciò che è la vera libertà, collegato con il senso del perdono. Quindi vedremo che è qualcosa che è un po' si distacca un po' dal nostro concetto, diciamo, di libertà usuale. Qui vedete che c'è un'immagine in cui si vede un cavaliere del Graal eh, che si libra sopra un abisso: è il simbolo di colui che conosce il proprio destino e quindi non cade davanti a nulla, sprofonda in niente, mentre gli altri cadono nel nulla, lui si riesce a sostenere anche sul vuoto, perché ha fiducia nel proprio destino. Badate bene, fiducia, fede è un'altra cosa, la fiducia nel destino è un'altra cosa, lo impareremo a vedere sempre di più. Dicevo, in questo testo, è un testo, è quello che vi ho fatto vedere all'inizio, l'arte della libertà, questo testo qua che noi abbiamo... Scusate, ve lo faccio rivedere, questo qui, l'arte della libertà, che sta cercando un editore, lo troverà sicuramente. L'ho scritto in un periodo del 2013, proprio nelle, durante le 13 notti sante del 2013, no? dal 26 dicembre più o meno al, al 6 gennaio. E ho in qualche modo veramente l'ho scritto di getto, nel senso ogni giorno aggiungevo un pezzo, ecco, e si parla di un ipotetico incontro. Ovviamente, io mi baso anche su delle conoscenze che Steiner ha dato, eh? non sono soltanto delle mie immaginazioni. No? Io, sapete che io seguo l'antroposofia e la sento la mia, la mia via. Ecco. Rudolf Steiner è un chiaroveggente che ci dà delle indicazioni oltre che utili, anche molto vere riguardo a quelli che sono gli aspetti risolutivi diciamo, della nostra biografia. Ecco. Quindi, noi potremmo dire: eh, questo testo parla di un'ipotetica incontro che accade il 26, il 25 notte natale fra le anime dei continenti Asia, Europa e America. Sono tre arcangeli. Poi vi sono questi maestri, che penso che conosciate, sono abbastanza conosciuti, fanno parte di coloro che dovrebbero aiutare l'essere umano a liberarsi dal gioco dell'illusione di credersi libero. Perché vedremo che ahimè l'uomo ha questa, questa illusione, si crede libero. Come si crede libero? Che dici? Eh, noi in realtà dobbiamo crederci liberi per accoggerci di non esserlo mai stato. Che vuol dire questa cosa? Vuol dire che noi diciamo libertà eh, riferendoci a qualcosa che in noi non è libero. O meglio, quello che noi chiamiamo libertà è la necessità che il nostro corpo ci impone. Noi ci identifichiamo con il nostro corpo, con i nostri desideri. Con i nostri pensieri, con tutto ciò che ci fa comodo e soprattutto con ciò che ci piace. Tant'è vero che noi diciamo, siamo abituati a pensare che ciò che ci piace è nella sfera della libertà, ciò che non ci piace è nella sfera del dovere, quindi non è libero. Curiosa questa cosa, eh? Ciò che è, che è buono per noi è ciò che è utile, ciò invece che non è utile è non è libertà, è imposizione. E vedremo che è un po' strana questa cosa, perché in realtà ci può essere qualcosa che è utile ma è scomodo, ma sicuramente non lo faremo, perché se una cosa è utile ma è scomoda ne cerchiamo una che sia più comoda. Ecco, questo concetto di fare le cose utili ma comode hanno a che fare con la libertà dell'uomo, ecco. E vedremo che la vera libertà non è fare solo le cose scomode, perché uno potrebbe anche dire, ma come Bellucci mi dici che io se voglio essere libero devo solo fare le cose scomode? No. Io posso imparare a fare non delle cose utili, ma imparare quello che devo fare. Non ci sono delle azioni possibili oltre a quelli che io devo fare. E nel mio destino vi sono scritte delle azioni che devono essere compiute, che io non riesco mai a interpretare. Io mi invento ogni giorno un destino perché credo di essere io l'artista del mio destino. È in parte vero questa cosa, ma non sono un artista consapevole perché purtroppo io eh, seguo sempre la legge del piacere e del dispiacere. Ciò che mi piace lo faccio e quindi mi sento libero di farlo, ciò che non mi piace non lo faccio perché non mi sento libero di farlo. Per adesso lasciamo qua. Questa riunione di cui vi parlavo, che appunto viene fatta nella notte di Natale, è un resoconto che le anime dei continenti chiedono agli uomini. Quanto siete stati capaci di sovraintendere la libertà nel mondo? Quanto l'uomo è diventato libero? E vediamo un attimo questa particolarità: eh? vediamo se riusciamo a farci un'idea di quello che può essere una vera riunione fra maestri occulti. Voi sapete che spesso eh, il 12 è un numero che si sente spesso ripetere. Qua, per esempio, è la tavola rotonda. Sono Artù e i suoi cavalieri, però c'è anche Cristo e i suoi dodici apostoli. Ci sono le dodici costellazioni, ci sono i dodici mesi dell'anno, ci sono i dodici sensi, ci sono tante occasioni per dire dodici, vero? Ecco, questo dodici è un numero magico, è un numero completo, ecco. Questa riunione dei dodici maestri, tra cui ve ne sono sette che sono incarnati, Due a occidente, due a oriente, due in Europa e uno al sud del mondo, e cinque che non sono incarnati ma operano nell'invisibile, è un qualcosa che accade ogni anno. Ed è il punto della situazione riguardo la cosiddetta libertà dell'essere umano. E Steiner ha scritto un testo che io consiglio di leggere, che si chiama Filosofia della libertà, editrice antroposofica, in cui si analizza dove comincia. La libertà umana e, dove, e soprattutto dove finisce, perché in realtà liberarsi significa conoscere i propri limiti. Solo quando noi superiamo i nostri limiti umani, allora possiamo cominciare a parlare di libertà. Finché esercitiamo la nostra libertà dando libero abito e sfogo, scatenando i nostri corpi, i nostri visti, i nostri pensieri, non siamo liberi, ma siamo soltanto dei servitori della nostra parte inferiore. Uno potrebbe dire, ma allora, mi stai dicendo che devo rinunciare? Mi stai dicendo che devo smettere di fumare? Che devo smettere di rincorrere le cose che mi piacciono? No, no vedrete che io non vi dirò affatto questo, io vi dirò che la via per trovare la libertà è liberarsi dai vostri limiti che voi stessi vi siete creati. Tutti abbiamo dei limiti che ci siamo creati anche inconsciamente, subconsciamente, da quando eravamo bambini, e questi limiti sono ciò che non ci permette di essere libero. Andiamo a vedere se riusciamo a incontrarli questi limiti, ecco. Asia chiede, il continente, l'arcangelo Asia chiede, ma l'uomo sa di non essere libero? E il maestro dice, l'umano deve credere di essersi libero, di essere libero, per arrivare ad accoggersi di non esserlo mai stato. Imbarazzante questa cosa, eh? e Asia replicò: Ma l'uomo ha il libero arbitrio. Può compiere gesti verso il bene o verso il suo male, no? Certo. Se seguisse il suo spirito potrebbe compiere solo il bene, ma non ci riesce. Egli segue la sua anima e viene condotto quasi sempre nel male. Quindi vedete che nell'anima c'è qualcosa che non funziona, c'è qualcosa che distorce. Cioè se nell'anima vi fosse lo spirito noi andremmo sempre nella direzione giusta. Il problema è che noi non seguiamo lo spirito, il problema è che noi seguiamo gli impulsi dell'anima, noi siamo soprattutto persona, personalità. E persona vuol dire psiche, vuol dire anima. Persona vuol dire anche maschera in greco. Quindi quella parte di noi che noi chiamiamo Tiziano non è lo spirito, ma è la manifestazione momentanea di, dello spirito di Tiziano sulla Terra e questa manifestazione momentanea ci dà un sacco di problemi perché è assoggettata al corpo. Cioè il corpo gli dice guarda che io ho fame, guarda che io ho sette, che io sonno, guarda che io, mi piace correre, mi piace respirare. E noi crediamo di essere noi gli artefici di tutto questo. E invece noi siamo soltanto i servitori di qualcosa che si chiama corpo. Vediamo un attimo, eh? e poi anima anche. Noi possiamo dire che l'uomo è libero, certo, ma al momento è libero solo di peggiorare se stesso e anche il mondo. Questo fa riflettere. Perché siamo liberi solo di peggiorarci o di peggiorare il mondo? Perché noi amiamo i nostri limiti. Non solo eh, siamo rinchiusi e prigionieri dei limiti, ma li amiamo anche, ci piacciono tanto, ci piace il nostro modo di essere nostra personalità, il nostro modo di fumare, il nostro modo di mangiare, di dormire, di fare l'amore, tutte queste cose ci piacciono tantissimo e nessuno ve le vuole togliere. No, si può continuare a fare quello che si fa, ma sapendo che sono circoscritto in un limite, che non siamo noi la nostra fame, che non siamo noi la nostra sede, che non siamo noi il nostro bisogno di fare l'amore, che non siamo noi il nostro bisogno di cercare una moglie. E dite: ma che stai dicendo? Eh, vedrete che adesso piano piano srollotteremo un po' il, il nocciolo, diciamo quello che è la verità secondo la scienza occulta. Il ruolo futuro dell'uomo è realizzare quella che è la completa conoscenza e l'esercizio, la pratica della libertà reale, perché al momento non c'è nessuna libertà. Noi non ci muoviamo liberalmente, noi sappiamo, crediamo, molti credono che esista il fatto. E specie il fatto viene visto come il caso, come la casualità. Tutto accade per caso, per fatalismo. E questo è un aspetto che è vero, perché sembrano delle cose, ci sembra che ci siano delle cose che accadono realmente per caso, per casualità, che non sovrintendiamo noi. Vediamo. Eh? Poi c'è un altro ambito invece in cui ci sentiamo oh, che bello, io posso scegliere, vado a destra o vado a sinistra. Mi piace o non mi piace, lo mangio o non lo mangio, lo bevo o non lo bevo. Quando compare la possibilità di scegliere fra una cosa e l'altra, questa cosa noi la chiamiamo libero arbitrio. Ma vi dirò che il libero arbitrio non è la libertà, perché la libertà è un'altra cosa ancora, che noi non abbiamo ancora conosciuto sulla Terra. E noi stasera cercheremo di incontrarla. Quindi se da un lato abbiamo il libero arbitrio, dall'altro il destino, potremmo dire, tutto è scritto o tutto è casuale, da un lato abbiamo io mi faccio la mia vita, la mia vita è solo mia. No, c'è un altro aspetto. Io posso anche avere una libertà che va al di là del libero arbitrio e va al di là anche del fatto, del caso. Non ve lo dico adesso perché sennò vi... Sennò è inutile che facciamo un incontro sulla libertà e soprattutto ricordiamoci che questi concetti non, sono, non si possono risolvere con un aforismo, non si può dire la libertà è, il libero arbitrio è, il caso è. Oggi piace molto fare questo, cioè nei social spesso si fanno questi afori, la libertà è volare sulle, sulle ali di un angelo. Il libero abito è fare quello che mi pare, il caso è costruirmi la vita ogni giorno. Ecco, tutte queste risposte non servono a un bel fico secco, perché ci portano a una verità assolutamente parziale e insoddisfacente. Per poter discorrere e capire di queste cose bisogna lavorarci e stasera cercheremo di farlo. Allora, l'uomo è davvero libero di fare ciò che gli pare? Tu che mi stai guardando sei libero, per esempio di credere che quello che ti dice il corpo sia veramente ciò che vuoi tu. Per esempio, sei tu che decidi quando è ora di mangiare, sei tu che decidi quando è ora di bere, quando è ora di andare a fare una passeggiata, quando è ora di dormire, quando è ora di andare in bagno. No, tu credi che sia così, ma se tu vuoi andare a letto e ti vuoi addormentare, ma il tuo corpo non vuole dormire, tu non dormi. Se tu non hai fame ti puoi ingozzare, ma la fame non mangi con l'appetito. La stessa cosa, se tu hai sette puoi bere lo stesso, ma non ti disseti se non hai sette. Ecco, e tutte queste, anche andare in bagno, cioè vuoi andare in bagno, non ci vuole il corpo non ci vuole andare, non ci vai. A meno che non prendi qualcosa. È ovvio che tutte queste funzioni corporee, mangiare, dormire, tutto il resto è qualcosa delle quali noi non possiamo comandare. La stessa cosa vale anche per l'anima. Con l'anima crediamo di poter sentire quello che ci pare. Mentre col corpo possiamo fare quello che ci pare. Abbiamo visto che non è vero, perché io non posso non mangiare, perché se non mangio non muoio. Se non bevo muoio. Se io non dormo muoio. Quindi rischio di morire se non faccio ciò che il corpo mi dice di fare. Okay? Ma anche l'anima. Se io non faccio quello che mi dice l'anima, io non vivo bene. Se io, per esempio, incontro una bella creatura e non mi innamoro di lei, che dopo che mi sono innamorato di lei, non la seguo e cerco di averla in tutti i costi, io non sto bene. E uno potrebbe dire: Ma io l'ho scelta io? Uno dice: Sì, sì, ho scelto io di innamorarmi di quella bella ragazza o di quel ragazzo, nel caso che fosse una donna, ma adesso va di moda anche essere gender, e, e si pensa di essere noi gli artefici, invece no, noi non siamo mai noi che ci scegliamo l'amore. Ma è l'amore che sceglie noi. Poi, dopo un certo punto ci piace, quindi crediamo di aver scelto noi. Ma noi non andiamo in giro per strada e dice io quello, ah, eh, il primo che incontro mi innamoro. Ma no, domattina telefono al primo numero che mi viene in mente e mi innamoro. Non capita così. Capita che si va per strada, si rimane folgorati e nasce l'amore. Oppure si frequenta una persona e senza che noi facciamo nulla nasce l'amore. Quindi noi non siamo liberi di provare eh, l'amore. Ma anche davanti alle cose, noi non siamo liberi di dire questo odore mi piace. No, mi piace anche se non mi piace. No, questo sapore non mi piace, però adesso me lo faccio piacere. Cioè, non funziona così. Ci sono delle cose all'interno del nostro piacere che o ci piacciono o non ci piacciono. Non le possiamo cambiare. Non possiamo cambiare gli odori, i profumi, il tatto, le percezioni, quello lo dobbiamo accogliere per com'è e ci viene imposto. E questo è anche nei sentimenti. Per esempio, noi non possiamo smettere di provare rabbia. Cioè noi siamo arrabbiati, siamo arrabbiati. Ci vuole un po' perché passi. Non è che sono arrabbiato, no, io sono il padrone della mia rabbia e non sono più arrabbiato. Io sono il padrone della mia gioia e voglio essere gioioso all'improvviso. Sono malinconico, voglio essere malinconico all'improvviso. Cioè non è che possiamo darci di questi comandi, non possiamo essere preoccupati se non lo siamo. Tutte queste cose vengono da fuori e poi dopo noi diventiamo loro, è vero. Infine, la terza mancanza di libertà sta proprio nel fatto che noi non possiamo pensare ciò che vogliamo. Se stiamo 10-15 secondi e cercando di non pensare a niente, prima o poi penseremo a qualcosa. Se ci pensate, se noi cerchiamo di fare in modo di pensare il pensiero che vogliamo noi, sicuramente verrà un momento in cui arriverà un altro pensiero che vuole farsi pensare. E io non so dirvi perché capita, però c'è un automatismo in noi che non vuole che pensiamo quello che ci pare. I fuochi fatti, i pensieri arrivano di qua, di su, di giù, non riusciamo a stare concentrati neanche 12 secondi. Quindi vuol dire che non possiamo pensare quello che vogliamo. Quindi vedete che sono tre libertà che, ci, che non ci sono. Siamo ciechi nel pensiero, potremmo dire, non riusciamo a pensare quello che vogliamo, siamo storpi nel sentimento perché oscilliamo fra una passione e l'altra, non riusciamo a dirigere, non riusciamo a fermarci, a stopparle, a annullarle, a farle crescere, a farle inventare e siamo paralizzati nella volontà perché siamo pigri. Facciamo solo quello che ci dice di fare il corpo e non facciamo ciò che invece dovremmo fare, pigri, storpi, ciechi. Ecco, queste sono tre libertà che per forza abbiamo. E ci sono anche, vedete, come vi ho detto prima, tre funzioni che sono tre libertà apparenti. La prigionia del corpo ci dà gli impulsi obbligati, la prigionia dell'anima ci dà le passioni e i desideri obbligati. La prigionia dello spirito invece ci dà i pensieri fatui i pensieri automatici. Cosa vuol dire? Che sia lo spirito in noi, spirito in noi viene imprigionato dai pensieri automatici, l'anima in noi viene imprigionata dalle passioni e dai desideri automatici e la prigionia nel corpo e del corpo ci imprigiona attraverso degli impulsi che sono obbligati. Questo io penso che sono una constatazione che nessun essere umano può negare. Sino a che ho una mia necessità ed è un bisogno, quindi del corpo o dell'anima o del pensiero, non c'è libertà. No. Uno potrebbe dire, ah ma se io ho fame perché mi sono scelto io di mangiare? No, abbiamo visto che non lo scegliamo, no? non scegliamo neanche di innamorarci, non scegliamo neanche di pensare. Quindi quando è che siamo liberi? Ecco, una prima indicazione che ci viene dalla scienza dello spirito, è che se io mi muovo in modo altruistico, quindi non per me, posso cominciare a credere di stare facendo un'azione libera, di essere nella libertà. Perché qualsiasi cosa io faccia, credetemi, la farò sempre perché mi è comodo, perché mi piace. Chi è quello che fa un'azione che non gli piace? Che va a fare qualcosa che non gli piace, a meno che non sia obbligato, <ride> allora non è più libertà. Io faccio un lavoro che non mi piace, uno dice, beh allora. Scusa, ma sei libero di smettere di farlo? Eh no, perché io devo guadagnare, scusa, eh, sarebbe comodo, eh sì, fai l'antroposofo, fai l'artista, credi che sia facile vivere, bisogna anche essere obbligati. No, è sbagliato, perché se io voglio essere libero e voglio fare un lavoro che mi piace, io posso fare in modo di farlo, si tratta solo di avere la forza e il coraggio di fare qualcosa però. Se io non ho un carattere da mettermi in ballo e di mettermi in discussione, non mi posso poi lamentare di non essere libero di fare un lavoro che... Di cui sono obbligato, perché nessuno mi obbliga a fare le cose a meno che io non abbia il coraggio di affrontarle le cose. Questo è un suggerimento che do. Eh. Quindi, fino a che non siamo liberi nella volontà di decidere e nel sentimento nel pensiero di decidere quello che pensiamo, sentiamo, noi non siamo liberi. Cominciamo quando io faccio qualcosa per un altro di solito lo faccio per fare piacere a lui se io sento compassione per un altro lo faccio perché lui mi smuove qualcosa che mi dà tenerezza e se penso qualcosa per un altro lo faccio perché sento qualcosa per lui. Ecco, tutte queste azioni, quando le faccio per gli altri sono azioni libere. Non sto dicendo che solo questa è la libertà, sto dicendo che questo è l'inizio di quello che può essere un concetto di libertà. L'uomo deve imparare a pensare, sentire e volere in funzione del bene dell'altro non solo per il proprio bene, questa però non è retorica, se io imparo a fare degli atti sacri, cosa vuol dire? Che io sacrifico qualcosa per l'altro, che non vuol dire rinunciare, rendo sacro un pensiero, un sentimento, un'azione affinché l'altro possa beneficiarne. Per esempio rinunciare a qualcosa che in noi produce male non è mica una cosa brutta, cioè se io rinuncio ad essere invidioso, geloso, permaloso, è una brutta rinuncia, ma magari fossi, smettessi di essere insicuro, ma magari smettessi di essere permaloso, no? Ecco, queste sono le rinunce che dobbiamo fare, queste sono le rinunce che ci limitano, queste sono le cose che ci tolgono la libertà, essere permalosi, orgogliosi, eh, avere eh, delle indecisioni, avere delle insicurezze, delle paure, queste sono i limiti e ci piacciono. A noi ci piace essere permalosi dirà ma no a me non mi piace e eh, allora se non ti piace non esserlo più a ah, noi ci piace essere gelosi e eh, no no, a me non mi piace essere geloso perché mi fa solo soffrire e allora non essere geloso vedete com'è difficile è contraddittoria la nostra vita dell'anima cioè noi siamo le cose siamo occupati obbligati siamo abitati dalla gelosia dalla permanosità non eh, però non possiamo fare a meno di, di esserlo ma noi siamo un'altra cosa, non siamo mica per malosità e la gelosia. Perché se fossimo quella cosa lì non potremmo neanche separarci da essa, invece noi possiamo farlo. Questa è una cosa che si deve imparare a fare. Eh? Allora entriamo adesso in quello che è il cosiddetto ambiente del karma delle gerarchie spirituali, per parlare dell'agire delle gerarchie spirituali. Bisogna rivolgersi al passato dell'uomo. Perché voglio parlare del karma dell'agire? Perché questo è il primo, potremmo dire, eh, episodio di quello che sono i tre episodi della libertà. Si parte dal destino. Il karma è il destino. Nei primordi l'umanità non aveva un pensare proprio autonomo. L'uomo era come un bambino, privo di consapevolezza. Veniva guidato dagli dei poi acquisì un pensiero autonomo e da allora la natura smise di indicargli le direzioni. L'uomo, potremmo dire, divenne, fra virgolette, libero di fare quello che gli pare. Noi possiamo dire che se cancelliamo tutto ciò che è contenuto nel nostro scheletro, noi riusciamo ad avere un'immagine delle forze che operano nel nostro destino. Se cancelliamo tutto ciò che è nel nostro sistema respiratorio e circolatorio, Abbiamo l'immagine delle forze solari che ci danno la libertà. Se invece cancelliamo tutto ciò che è dentro il nostro sistema nervoso, abbiamo l'apparire di quelle forze lunari, in questo caso, che invece ci danno il libero arbitrio, l'ambiguità dello scegliere, del credersi liberi. Saturno è il destino, il Sole è la libertà, la Luna il libero arbitrio. Quindi Teniamo presente che ci sono tre direzioni di forze che operano in noi, il destino o il fatto o il caso se non siete credenti, il libero arbitrio e uno potrebbe dire basta, no, c'è anche la libertà e dobbiamo capire cos'è questa libertà. Il destino è ciò che accade per caso, potremmo dire, c'era un mio amico che diceva che il caso è il nome comunista, il nome laico di Dio. Non c'è niente che accade per caso, è tutto destino. Però attenzione, non vuol dire che questo è tutto scritto, perché una parte è scritta, il resto ce lo inventiamo noi attraverso il libero arbitrio. Quindi è sbagliato pensare che sia tutto scritto. Bisogna pensare che esistono, addirittura io potrei anche dire questo, non esiste solo un destino, esistono sette destini, nove destini, dodici destini. Eh, sette possibilità di intraprendere una strada è come se noi quando veniamo sulla terra e eh, scriviamo il nostro destino qui adesso lo diremo siamo noi non è Tiziano che ha scritto il suo destino non è Giovanno o Francesca o Mariangela che scrive il suo destino come essere umano ma prima di scendere sulla terra noi veniamo in contatto con una realtà spirituale dove in qualche modo pattuiamo qualcosa nei confronti di questa realtà. E prefiguriamo, scriviamo un'ipotesi, una mappa di quello che saranno gli incontri che faremo sulla Terra. Sulla base di quello che dobbiamo ancora sviluppare, cioè di quello che ci serve, ci creiamo delle occasioni buone per sviluppare noi queste forze. Ma non solo questo, ci sono delle cose che abbiamo lasciato in sospeso in altre vite. Che abbiamo fatto, abbiamo fatto casomai un danno o del male a qualcuno, ce l'hanno fatto, e queste cose devono essere però risolte. Non è che possono essere lasciate. La legge del destino e della giustizia universale dice: sì, vieni sulla terra perché devi compiere una formazione come essere umano per imparare a fare cose che puoi imparare solo qui. Va bene. Però se fai dei danni mentre fai questo. Se ti inventi delle peripezie o vai a schiaffeggiare in giro i tuoi fratelli, eh, bisogna poi che rimedi. Ecco, questo rimediare si chiama karma, si chiama destino ed è una legge di compensazione che fa parte della scrittura. Cioè, quindi io quando prima di essere cristiano mi trovavo nel mondo spirituale, cioè di essere tiziano, scusate, mi trovavo nel mondo spirituale e non ero ancora nato, ho fatto un bilancio. Su quello che era la mia condizione pre-Natale. Cosa ho fatto nelle vite precedenti? Ho fatto del male a Luisa, ho fatto del male a Laura, a, a, ad Antonio, non gli ho detto quello, quell'altro. Queste cose sono rimaste sospese e devo risolverle. Quindi, prima di tutto, devo cercare di pareggiare i danni che ho fatto con gli altri. Mi metterei d'accordo con Laura, con Antonio, con Michele di riuscire a ridare indietro ciò che gli ho tolto e di prendere ciò che mi hanno preso loro e quindi torniamo pari. Questa si chiama compensazione o karma, legge di causa-effetto. Però ci sarà anche un altro momento in cui dico no, io non è che vengo poi solo sulla Terra a rimediare dei danni che ho fatto, no, vengo sulla Terra anche perché voglio sviluppare delle facoltà, soprattutto vengo per quello. Quindi incontrerò Luisa con cui farò certe cose, incontrerò quella, ne farò altre, mi preparo una mappa o più mappe, cioè nel senso via diverse. Non pensate che la via è unica, non pensate che il destino è un binario dove ci siamo sopra sul treno e solo quello che accade sul treno sia la vita. No, ci sono sette binari. Ho detto sette, ma possono essere anche meno, possono essere tre, possono essere dodici. A seconda di come noi cominciamo, intraprendiamo la vita, siamo condotti dal nostro destino, poi dopo a un certo punto possiamo anche cambiare il nostro destino e prendere una delle altre sette vie. Eh beh, noi ci possiamo incontentare, cioè, lo dico questo perché spesso si pensa che un destino sia scritto, invece ci sono tanti destini scritti e soprattutto si pensa che non si possa cambiare, quanto si può peggiorare, perché il destino che noi scriviamo è perfetto. Ma quanto possiamo fare dei danni in questo destino? Pensate che scriviamo questo destino insieme alle entità più sagge dell'universo, capaci di combinare degli intrecci meravigliosi, di darci delle occasioni di sviluppo grandiose. Quindi, cosa possiamo chiedere di più se non l'aiuto? Altro che eh, commissione tecnica, che comitato scientifico, altro che qui ci sono le gerarchie spirituali in primis che ci danno solo per noi l'indirizzo migliore. Quindi noi scriviamo un destino con varie possibilità che si possono dispiegare a seconda delle nostre opportunità. Cioè io posso prendere una strada A, va bene, e a un certo punto ho una strada B, C, D e e posso scegliere la E. Allora se prendo la E, la mia vita cambierà poi di conseguenza. Se prendo E, la mia vita, per esempio, si fermerà a 35 anni se prendo D la mia vita si fermerà a 60 se prendo C si fermerà a 90 e questo lo dico perché bisogna pensare in modo elastico il destino ci sono tanti destini scritti perché ci sono tante cose da compiere tante opportunità, tante possibilità io do questa rivelazione perché è qualcosa che dà una libertà meravigliosa e soprattutto pensiamo che il destino non è adempiere qualcosa che sta scritto e basta, no io creo anche nuovo destino. Io vengo sulla Terra e per la prima volta faccio nuovi incontri che da quel momento creano un nuovo destino. Quindi non pensiamo sempre a qualcosa di statico come ci insegna invece l'Oriente, che è tutto statico, è una causa-effetto, univoca su un binario, irrevocabile, quello che è scritto, incancellabile. No, è tutto molto più vivente. Va bene? Non so se questa cosa vi ha complicato la vita, però in genere la complica un po'. Ecco. Quindi dobbiamo imparare a conoscere no, la natura delle tre direzioni di forza che abbiamo detto, il destino, l'arbitrio e la libertà, a che appartengono? Allora, le forze del karma del destino sono guidate dalle stelle, dalle gerarchie che hanno scritto il nostro destino. Quindi, la prima direzione di forza è benedetta tutto quello che accade per caso, se noi potessimo lasciarci andare al nostro destino e dire io non so che fare, voglio che voi mi diate una direzione di guida, guidatemi per favore, guidatemi perché io non sono in grado di fare nulla e se noi fossimo capaci di sentire le voci che in noi ci indicano il destino noi saremmo a posto. Noi Andremmo solo in direzioni perfette. Il problema è quando invece non crediamo che esista il destino e ci affidiamo nelle mani del libero arbitrio. Il libero arbitrio ci è stato dato da un'entità che si chiama Serpente, ossia, il vero nome Lucifero. Secondo voi, un serpente di nome Lucifero ci può dare qualcosa di buono? In parte sì, perché ci ha dato una libertà apparente, per esempio, per diventare autonomi. Grazie all'incontro con le forze luciferiche, sì, ci hanno cacciato fuori dall'Eden, nel senso che non ci hanno più voluti, però siamo stati capaci di diventare indipendenti, di fare una vita libera. Vabbè, dovevamo morire, dovevamo, dobbiamo morire, dobbiamo ammalarci, dobbiamo soffrire, però siamo liberi. Scegliere la via del libero arbitrio vuol dire pensare in modo libero, e eh, che non è una cosa da poco, eh? perché essere liberi non è qualcosa che. Ovunque è così, nell'universo per esempio. Non crediate che questa capacità che abbiamo noi eh, sia a disposizione di tutti. Mica che gli angeli pensano quello che gli pare, mica che l'arcangelo sente quello che gli pare, mica che eh, la potestà fa quello che gli pare, no. Loro fanno quello che è in linea con le direttive del cosmo, quindi subito potremmo dire non sono libere. No, sono più libere di noi, perché loro lo fanno con gioia, loro lo fanno con amore. Magari noi riuscissimo a farlo così, però a noi è aspettato un altro destino, che è quello di diventare degli angeli futuri, consapevoli di adempiere alle direttive del cosmo, ma liberamente. Cioè noi abbiamo dovuto dimenticare che siamo parte di Dio per riconquistarci questo Dio mentre le gerarchie vivono sempre in Dio e non l'hanno mai perduto e continuamente vivono della gioia di suonare per l'orchestra cosmica, lo spartito della vita con gioia, noi abbiamo perso la musica, la musica dell'antico, l'abbiamo persa. Non sentiamo più la voce di Dio, non sentiamo più il canto degli angeli. Siamo soli e che urliamo nel deserto della solitudine. Questa solitudine ci spinge a ricercare le nostre origini. E perché ci hanno posto in questa condizione? Perché un conto è amare Dio e seguirlo per amore spontaneo. Un conto è amare Dio perché mi accorgo che lo amo, perché è qualcosa di meraviglioso, è qualcosa che mi fa stare bene, qualcosa che mi può dare soltanto felicità. E noi non pensiamo che sia così. Perché vediamo invece fare la volontà di Dio come un, un, un servizio. E no, vedrete che la libertà è sentire che le cose che vuole Dio sono le stesse cose che noi abbiamo dimenticato. È un po' come se Dio dicesse come vorrei che la mia volontà si accendesse in voi come vostro desiderio, come vorrei che un giorno voi vi accorgeste che voi soffrite soltanto perché vi siete dimenticati che il bello dell'universo è ciò che voglio io e soprattutto ciò che noi vogliamo insieme, perché io e gli uomini siamo uno e non c'è niente che io voglia che non sia della stessa natura di ciò che vuole l'uomo. In realtà noi vogliamo le stesse cose che vuole Dio, ma non lo sappiamo più. E siamo tristi. Siamo infelici per questo, perché abbiamo dimenticato che cosa vuol dire essere Dio e cosa vuol dire esercitare i poteri divini. È ovvio che veniamo sulla terra per ricordarci, è tutto una, uno scordamento, uno riaccordamento, non a caso ho creato. Questo percorso che si chiama l'accordatura planetaria è proprio perché ci siamo scordati, ci dobbiamo riaccordare. Se vi interessa andate a vedere sul sito Unicornos e vedrete che c'è questa suonoterapia che è un modo per cercare di ricordarsi la scordatura, ciò che siamo scordati, e per intonarsi con il destino. Perché se noi riusciamo a ricordarci il motivo del perché siamo tristi, perché siamo avviliti, e eh, dopo siamo... Ci viene la felicità. Pensate, siamo infelici perché ci siamo dimenticati di essere felici. Oppure ci siamo dimenticati come si fa a essere felici. E credetemi, cre essere felici è fare la volontà del cosmo, ma non perché ci viene obbligato, ma perché è quello che vogliamo fare. Non c'è niente di più bello che creare il mondo che creare, dirigere, muoversi, orchestrare, organizzare, suonare, cantare, urlare, fare le cose creative, per cui noi siamo nati. Noi siamo nati per essere artisti, sì, tutti siamo artisti, anche quello che crede di non avere nessun talento, nessuna facoltà, anche lui è un artista, ma non lo sa, anzi soffre, perché continua a fare delle cose che non sono artistiche, fai l'artista, Fai qualcosa di creativo, mettiti a saltare, a ballare, mettiti a fare un lavoro che ti dia soddisfazione, esprimi l'artista in te e dopo sarai felice, perché è questo che Dio vuole da te, l'io tuo vuole da te, che tu sia te stesso pienamente, se hai dei talenti, esprimili. Perché devi farti sfruttare? Perché devi lavorare per vivere o vivere per lavorare? Cosa preferisci? andiamo avanti, non voglio essere retorico eh. allora, di solito si pensava che ci fossero le cosiddette tre parche scusate che non trovo ecco, Cloto, Lachesi e Atropo sono tre figure un po' scomode che, una che filava il destino uno che lo avvolgeva e l'altro che lo tagliava ecco, questa è l'immagine inflessibile di quello che invece sono le gerarchie le gerarchie dove operano? Le gerarchie sono coloro che operano nel destino. Il destino è gestito dalle potenze energie spirituali superiori. Quando noi camminiamo e per caso incontriamo una persona che poi diventerà nostra moglie, o per caso incontriamo qualcuno che diventerà un nostro amico, una, un nostro cliente, qualsiasi cosa. Ma guarda, scapitavo di lì per caso, non è stato il caso. È stato qualcosa che era dentro ai nostri piedi che ci ha condotto in modo inconsapevole a quell'incontro. Ecco, quella forza è il destino. Il destino non agisce nella testa, non agisce nella, nella, nel cuore, non agisce nel sentimento, ma agisce nella volontà. Agisce nei piedi, nelle mani. Sapete che si leggevano le mani, la chiromanzia, perché si diceva che nelle linee delle mani è scritto il destino. Sì. Quelle linee sono collegate con le stelle. È come se ogni linea sulla nostra mano fosse un filo che ci conduce a un'entità che ha scritto il nostro destino. Andiamo a vedere. Così come il destino è gestito dalle potenze o dalle energie spirituali superiori, il libero arbitrio è invece gestito dalle potenze ostacolanti inferiori. Non vi piacerà saperlo, ma tutto quello che noi scegliamo con il libero arbitrio, quando noi scegliamo e sentiamo un grande anelito di libertà, in realtà siamo costretti da due forze che si chiamano da un lato Lucifero, a destra Lucifero e a sinistra, scusate, a destra Rimane e a sinistra Lucifero. Noi siamo continuamente tirati da una parte o dall'altra. Quando è che seguiamo il nostro destino? Non quando andiamo a destra o quando andiamo a sinistra quando noi andiamo verso il centro. Ma attenzione, non dobbiamo dire io vado dove mi porta il cuore, perché molti non vanno dove gli porta il cuore, ma vanno dove gli porta la pancia, dove gli porta la sessualità, dove gli porta il pancreas, il fegato, non il cuore. Perché se fossimo veramente capaci di seguire il nostro cuore, allora incontreremmo quella forza che è la vera libertà potenziale che nessuno sa di avere. Questa forza si chiama Cristo ed è il nome occulto della libertà. Il Cristo è il nome occulto della libertà. Solo colui che conosce il Cristo e diventa il Cristo diventa libero. Vedremo se riusciamo a dirlo perché ovviamente stasera abbiamo un'oretta a disposizione, poi eh, volevo soprattutto nell'altra mezz'ora lasciare spazio per le domande perché io sto cercando di creare un po' di movimento per mettere delle contraddizioni. Il dialogo serve proprio per contraddire, per far vivere. Ecco. Noi dobbiamo pensare che l'uomo ha due ideali. Noi vogliamo essere liberi da tutti, non vogliamo dipendere da nulla, vogliamo fare quello che ci pare, non c'è padrone, però vogliamo essere anche uniti con chi amiamo. Quindi da un lato abbiamo bisogno di dipendere da qualcuno, però vogliamo essere liberi da tutti. Allora. O siamo liberi o dipendiamo. Come facciamo a dipendere e essere liberi? Mm, beh, questa è la meta dell'uomo. Cioè, la meta dell'uomo è proprio quella di diventare l'angelo capace di essere libero da tutti, ma capace anche di amare tutti. L'angelo dell'amore nella libertà. È ovvio che io adesso non posso soffermarmi a raccontarvi l'evoluzione planetaria. Io vi. vi ne abbiamo già parlato di questo, se ricordate in un altro incontro abbiamo parlato da dove noi siamo provenuti e c'è stato un lungo percorso che abbiamo fatto per diventare uomini. Adesso ci troviamo nella quarta sfera, quella verde che si chiama Terra attuale. No? Ecco, vediamo un attimo. Questo destino viene scritto, vedete questa è un'immagine orientale di intrecci del karma, del destino. Eh? Noi ci rincarniamo continuamente perché... Noi abbiamo bisogno di mettere a posto la nostra vita passata fino a che abbiamo dei danni da rimettere in ballo, noi dobbiamo tornare sulla Terra per imparare cose nuove, nuove, nuovissime, per rimediare dei danni. Noi dobbiamo pensare che noi ogni notte, eh, in qualche modo prefiguriamo ciò che accade dopo la morte. Se ricordate nell'incontro del sonno, sonno e morte, abbiamo parlato di questo, quindi oggi lo tratteggio soltanto. Ogni notte noi. Usciamo dal corpo e riesaminiamo la giornata insieme al nostro angelo, alle gerarchie, noi rivediamo se quello che abbiamo fatto è conforme a quello che sarebbe dovuto fare, avremmo dovuto fare. Quindi compariamo con il nostro destino se abbiamo fatto delle cose giuste o sbagliate. E l'angelo ci dice: Hai fatto il tuo bene, hai fatto il suo bene, hai fatto il tuo male, hai fatto il suo male. E questo rimane annotato nel nostro. quella notte facciamo un'impronta nel dare-avere che ritroveremo proprio dopo la morte. Quando dopo la morte noi andremo in quella zona che viene chiamata Purgatorio, noi rivedremo tutti i giudizi che sono stati compilati ogni notte insieme al nostro angelo, tutte le disattenzioni, tutti gli in inadempimenti che abbiamo compiuto, li ritroviamo appunto dopo la morte. Abbiamo visto che la morte e il sonno sono un viaggio nel cosmo perché noi usciamo dal corpo, entriamo nell'orbita della Luna, di Venere, Mercurio e abbiamo un'espansione. Ecco, il mondo del sogno è Luna, Mercurio e Venere, il mondo del sonno è Sole, Marte e Giove, il sonno della morte invece è Saturno e lo ecco. Io vado di lungo perché abbiamo già tratteggiato, non, non è il caso diciamo, di approfondire ulteriormente. Ecco. Quando siamo sulla, dopo la morte sappiamo che tutto si oggettiva, se volete eh, approfondire ovviamente abbiamo fatto il seminario su sonno e morte, lì abbiamo spiegato bene quello che accade dopo la morte e tutto ciò che noi vivevamo interiormente dopo la morte diventa il mondo esteriore. Viviamo per un certo periodo della nostra vita dopo la morte in contemplazione di quello che abbiamo prodotto. La nostra anima diventa un mondo esterno, il tempo, i ricordi diventano spazio. Sono tutte immagini queste anche di come l'uomo percorre, di tutte le forze che aduna anche, di quello che, che facciamo sulla terra, cosa raccogliamo e portiamo sulla terra. Ecco. Dunque, il destino è gestito dalle gerarchie spirituali, le quali non possono scegliere, ma perché non vogliono scegliere? Perché gli va benissimo così come stanno, perché se io vivessi in una situazione meravigliosa, nella massima beatitudine, ma perché dovrei dirmi no, non sono d'accordo, voglio fare un'altra cosa? Siamo noi che abbiamo questo problema. Le gerarchie non ce l'hanno, gli va benissimo di muovere i pianeti, di creare la vita, di cantare, di gioire di quello che Dio ha. Gli dà come compito. È ovvio che noi non sappiamo nulla e viviamo in un modo un po' diverso. Ecco, quindi questi pianeti sono le abitazioni di queste gerarchie. Perché l'astrologia parla del destino? Perché leggiamo l'oroscopo? Perché l'oroscopo in realtà ci mostra e ci vorrebbe fare ricordare quali sono i nostri impegni di destino. Eh, noi veniamo sulla Terra con un destino scritto e queste stelle, questi pianeti, queste gerarchie che lo hanno scritto insieme a noi, da là ci mandano i ricordi promemoria, le tirate d'orecchio, gli strattoni, le carezze, i baci, gli abbracci. Tutto questo è durante la vita e attraverso l'osservazione di un oroscopo, per esempio, si può capire in che momento della nostra biografia, del nostro karma individuale ci troviamo. Eh. Qui ci sono delle mappe che eh, ovviamente dobbiamo rimettere a un altro momento, ma comunque voi potete fermarvi e casomai visualizzarle. Ecco, andiamo ancora avanti, ci sono sempre immagini. Ecco, adesso accenniamo a quello che è il libero arbitrio, ossia Lucifero Rimane, questa entità che a volte abbiamo caratterizzato. Le entità dell'ostacolo servono proprio per creare e raggiungere il nostro equilibrio interiore. Ecco, chi è Lucifero? Chi è Arimane? Perché sono le entità del nostro libero arbitrio? Sapete che in realtà si dice che il male è stato creato dalla divinità per necessità. A Lucifero è stato comandato di essere l'angelo del male perché serviva una posizione per creare attrito affinché, proprio grazie all'ostacolo che veniva posto, l'uomo potesse diventare un uomo potente. C'è una leggenda che dice che un contadino eh, una volta disse, eh, ma io se potessi gestire io questo campo sarebbe molto meglio, perché arriva la grande, arriva l'acqua quando non ci deve essere, c'è il sole, c'è l'arsura, arrivano i patogeni. Se invece io potessi gestire io, vedrebbe, sarebbe una cosa meravigliosa. E quella notte l'angelo, un angelo gli dice, guarda, Dio ha deciso di darti il suo campo in tua gestione, quindi tutto quello che tu vorrai lo potrai fare. Ah, vabbè, proviamo. Il giorno dopo dice, ma secondo me bisognerebbe che piovesse. E viene a piovere. Poi dice... Qua ah, sarà stato un caso, ah, come vorrei che ci fosse il sole per una settimana? Settimana di sole, poi vede arrivarsi delle grandine: Oddio, mamma mia, non voglio la grandine! Via la grande, la grande se ne va. Vede arrivare degli afidi: Oddio, gli afidi. andate via afidi! Arrivano i maggiolini, si mangiano gli afidi. Tutto perfetto, che meraviglia! Tutto sincronizzato. E questo grano che aveva seminato cresce, cresce, cresce. E va a mietere, tutto contento perché aveva un grano. Altissimo, due metri, quando lo macina, con grande sorpresa vuole andare a vedere il succo del suo lavoro e ahimè vede che dentro la macina i chicchi sono vuoti, non c'è il germe, non c'è il frutto e si arrabbia: dice, ma, ma guarda che mi hanno preso in giro, mi hanno lasciato gestire tutto, però alla fine non mi hanno dato il frutto, mi hanno preso in giro. In quel momento compare l'angelo e l'angelo dice: No, noi abbiamo. Non abbiamo interferito, guarda che tutto quello che è accaduto l'hai sovinteso tu. Detto, ma allora come mai sono vuote le spighe? E l'angelo dice, ma perché tu hai tolto tutte quelle interferenze, tutte quelle forze che ti sembravano degli ostacoli, ma in realtà erano proprio quelle che creavano la farina dentro al tuo seme. Tu le hai tolte, tutte le, le alterazioni sono state tolte e quindi non è venuto il frutto. Questa leggenda ci vorrebbe dire che in realtà eh, soltanto se vi è un attrito c'è progresso, soltanto se c'è uno sforzo nasce qualcosa di buono, qualcosa di fruttuoso, se no non si riempie. Da dove viene la forza per creare la farina? In qualcosa che si oppone, pensate, fa riflettere questa cosa. Lucifero brevemente è l'essere. Che disprezza completamente la materia, è la parte di noi che si crede un angelo, che si crede buona, pacifica, si sente vera, si sente libera, si sente giusta, si sente commiserante, poverina, dispiaciuta, si sente debole, gelosa, invidiosa. Tutta quella parte di noi che è la parte più potremmo dire eccentrica, artistica, sapete, tutti dicono: Ma io sono un po' strano. Eh? Ecco, quando diciamo questa cosa, è lucifero in noi. Che, ci fa che gode nel farci sentire strani. Non è un diavolo con le corna. Noi questa storia del diavolo con le corna dobbiamo un po' cambiarla. È una forza che vive dentro di noi e l'abbiamo ereditata dai tempi dell'Eden. Sì, non è qualcosa. Di, di diabolico e basta, no, è una forza che fa parte di noi e crea quella che è la contraddizione della vita dell'anima, quella che viene chiamata il subconscio, ciò che crea le nostre paure, i nostri difetti, le nostre limitazioni stanno nell'influenza luciferica e questi limiti ci sono solo per essere superati, cioè non è che Lucifera è in noi per fare un danno, no, Lucifera è in noi e ci chiede di andare oltre a quello, di superarlo. Quindi, Lucifero è la nostra parte che ci fa esaltare, ci fa sentire romantici, fa sentire che noi siamo speciali, che noi viviamo di cose meravigliose. Siamo romantici e al punto di scrivere poesie, di cantare odi, di fare cose meravigliose. Ma la materia non ci piace, noi siamo spirituali, noi vorremmo vivere su un pianeta e volare nelle distese perché nostro, noi siamo angeli caduti. Quanti angeli caduti sulla, su Facebook vedono, mamma mia, c'è una distesa di angeli caduti, di angeli che hanno perso poverini, hanno perso la strada e si sono trovati sulla terra. Questo è Lucifero. Chi è invece a Rimane? A rimane è un, una qualcosa che è un po' il contrario, è il disprezzo per lo spirito. Lo spirito. Lo spirito non si sente neanche più che... Cos'è? Forse nell'alcol se ne parla ancora, nella birra c'è lo spirito, no? Ma lo spirito non c'è più nei giornali, siamo nelle mani dello spirito? No, siamo nelle mani dei medici, nelle mani delle macchine, e non esiste lo spirito, non esiste dal di là, è tutta un'invenzione, è tutta una cosa che ci siamo creati perché abbiamo paura di morire e quello che conta è cercare di vivere bene qui in salute. Anzi, se fosse possibile, io vorrei anche diventare eterno nella materia e durare all'infinito, non morire mai. E potrebbe anche essere che la scienza un giorno ci fa questo regalo. Cioè già ci ha allungato la vita, già ci arriviamo a 100 anni tranquillamente, ma perché non arriviamo a 120, 150, 200, addirittura l'immortalità in un drone? poter clonare la mia coscienza dentro un robot e fare in modo che sia immortale nella materia. Che sogno! Ecco, questi sono i sogni di Arimane. Vedete come sono diversi. Lucifero vuole farci diventare degli angeli liberi che se ne fregano di tutto e di tutti, ma esistono solo loro, la loro isola, nel suo, il loro pianeta preferito. Invece Arimane ci vuole far diventare i padroni della, della, della materia per l'eternità. Non abbiamo bisogno di nulla perché noi possiamo tutti. Quindi è come se Lucifero rappresentasse l'onniscienza, il conoscere di tutto, il poter sapere di tutto. Invece Arimane è poter fare tutto, l'onnipotenza. È come se Dio avesse consegnato a Lucifero l'onniscienza e a Arimane l'onnipotenza. Ecco, queste due forze operano in noi. Arimane sta dalla parte, c'è un diavoletto qui, e Lucifero sta qui. Non è vero che qua c'è l'angelo buono, qua c'è l'angelo cattivo. Sono due, sono due angeli cattivi, tutti e due. Diciamo che qua c'è eh, alla nostra sinistra un bene troppo bene che fa male. Anche bene troppo fa male, mangiare troppo fa male. Tutto ciò che si fa troppo fa male. Ecco, Lucifero ci vuole fare troppo. Invece, qua c'è un diavolo cattivo che invece vuole farci fare il male, il troppo male, il troppo materia, il troppo spirito deve essere mediato da qualcosa che sta nel cuore, che sta in equilibrio, deve tenere insieme la nostra missione terrestre, è proprio questa, quella di non farci trascinare in esaltazioni, ma neanche in aberrazioni materialistiche. È ovvio che adesso viviamo di più nelle mani di Arimane, cioè Arimane vuole veramente trascinarci nella materia e cancellare lo spirito, non vuole più che noi crediamo in niente che sia spirituale. Lucifero opera molto poco. Lucifera opera più nel mondo femminile dal punto di vista creativo, negli artisti e Arimane agisce invece più nel maschilismo, nel maschio, nel, negli scienziati, nella scienza. Questi sono gli aspetti diciamo, più evidenti di queste due forze, Lucifero e Arimane. Ecco. Noi adesso come ultima parte dovremo cercare, poi dopo facciamo eh, un attimo una... una un punto che cos'è la libertà allora? allora? se da un lato ci sono le gerarchie che ci obbligano a seguire il destino e da un lato c'è il libero arbitrio che cos'è la libertà? la libertà è quel qualcosa attraverso cui noi possiamo conoscere il nostro destino e quindi leggerlo Adempierlo, portarlo a compimento non come fosse una costrizione come se fosse un caso, ma essendone completamente consapevoli. Quindi la conoscenza è legata alla libertà. Se io conosco il mio destino, allora io divengo anche libero di adempierlo completamente. Cosa vuol dire essere liberi nel destino? Qualcosa di sconveniente perché la verità. Sul proprio destino, non tutti sono capaci di sopportarla. Infatti si va dal, eh, dal dall'indovino e si dice: ma dimmi solo le cose belle, cose brutte no. No, invece no. Quando un iniziato conosce il proprio destino, conosce anche le cose brutte, sa quello che gli accadrà fra due giorni, sa che cosa gli accadrà a suo figlio, cosa accadrà a sua moglie, e non può cambiare una virgola. Perché, se io conosco il mio destino, devo anche promettere ed essere all'altezza di poterlo sopportare, perché dentro vi è una saggezza che va al di là della mia mente umana. Quindi, vedete, la libertà è conoscere il destino, ma è conoscerlo e ad approvarlo in un modo così pieno, di sottomettermi alla volontà che è sempre la mia. Perché sarebbe assurdo se io mi sono scritto un destino, questo destino comporta delle prove sarebbe assurdo che mi trovo davanti alla prova e dico no ma non la voglio più fare. Beh, allora cosa l'hai creata a fare? E le prove possono essere anche brutte, possono essere la morte di un caro, un incidente, di nostro, qualcosa che viene perso. Mi devo mettere alla prova una malattia. Ma se arriva la malattia e io non la voglio più. E allora che cosa che prova è? Se io devo fare perdere un lavoro e da lì devo farmene uno per suscitare in me delle forze che poi mi faranno diventare un leone. No, io voglio rimanere sempre uno struzzo. E eh, allora che sono venuto a fare? No. La libertà non è fare quello che mi pare. La libertà è eseguire quello che era il mio compito, conoscere il mio scopo di vita e abbracciarlo compl compl completamente, scusate. È ovvio che non è facile far questo, perché quando siamo sulla terra siamo umani e abbiamo paura del dolore. Non ci piacciono le cose sconvenienti. Ma noi dobbiamo riconoscere nelle cose sconvenienti come la malattia, la morte, come la perdita, come la sfortuna, come delle occasioni per crescere. Non c'è qualcosa che capita per caso. Non c'è qualcosa, non c'è una malattia che viene perché sono stato sfortunato, non c'è una pandemia che viene perché siamo sfortunati, no. Tutto viene per un motivo e tutto viene perché deve venire. Poi ci sono tutte le coincidenze, tutti gli alter tutte tutti questi movimenti politici, tutti questi complotti, cospirazioni, voi pensate che sia la causa, ma no. Questo è Lucifero e la Rimene che impastano, c'è stata la pandemia che non l'hanno mica creata loro. La pandemia viene da più alto, non crediate che la pandemia venga dal male, viene dalle forze più alte perché vogliono metterci alla prova, siamo noi stessi che abbiamo scelto di vivere in un tempo in cui ci doveva essere una pandemia e noi stessi volevamo risolvere nel modo migliore questa pandemia. Chi tornando nel mondo spirituale, usandola come porta per tornare nel mondo spirituale, chi per cercare di superarla con le forze e per chi invece si arrende perché era il momento di tornare a casa. So che sono tutte cose che sono sgradevoli, ma quando si ha una coscienza angelica si, ha, si pensa in un modo, quando si ha una coscienza umana in un altro. Noi siamo sia angeli che uomini. Un individuo che conosce il suo destino deve imparare a essere un angelo, avere la, il coraggio che ha un angelo. Perché gli eroi sono coraggiosi? Perché ci vuole coraggio a portare in fondo un destino, una predestinazione, che non è... Assolutamente un dovere, è una scelta. Non ci sono domande, non ci sono risposte, ma solo scelte da fare. E quindi quando io opero una scelta, devo portarla in fondo, se no sono che uomo di parola sono, se ho scritto un destino e poi mi tiro indietro, se rinnego le mie malattie, se rinnego le mie, i miei tradimenti, se rinnego tutto quello che, a cui dovevo essere sottoposto. Cioè è ovvio che tutto questo è mischiato anche col libero arbitrio, quindi ci viene un bel caos. Io so che voi state subillando chissà quante domande, infatti si intravedo già dei bollori. Adesso cercheremo infatti di vedere se riusciamo a dare una risposta a tutto questo. Ecco. Vediamo adesso se riusciamo a portare a compimento e vediamo un attimo cosa avete scritto. Adesso andrò un attimo a leggere, abbiate un attimo di pazienza e cerchiamo di vedere se riusciamo a, a rispondere.